Stavolta impegno e palle gol non sono certo mancati, eppure il Chieti fallisce ancora l'appuntamento con la prima vittoria del 2024. Contro il Sora finisce 1-1. Un'amarezza infinita per tutti, tifosi, giocatori e tecnico. Jezzo non si è presentato in sala stampa per il post partita. Voci di corridoio dicono che stia riflettendo e che potrebbe anche dimettersi. In 5 gare, 3 pareggi e 2 sconfitte casalinghe, con la squadra a 11 punti dalla coppia di testa Campobasso San Benedettese, sono un fardello pesantissimo. Vedremo cosa accadrà. La partita, Chieti col cambio di modulo e in completo rosso a Senigallia. Di Sabatino agiva alle spalle di due punte. Col Sora, il giocatore che aveva accusato un fastidio muscolare, finisce in panchina e così Jezzo opta per l'unica punta, il rientrante Falle, con il supporto di Masavud, Alessandro Gatto e Salvatore. In porta rientra dall'infortunio Antignani. Sulla corsia di destra, al posto dello squalificato Laziz, c'è il neoacquisto Cuciniello, che spingerà parecchio, soprattutto nel primo tempo. Il Sora di Campolo si schiera con il 3-5-2, tandem d'attacco di Dio Gubellini, arbitra Dorillo di Torino. Dopo un buon avvio ospite, il Chieti passa in vantaggio al nono grazie alla sua specialità, i gol su calcio d'angolo. Batte Alessandro Gatto, inserimento perfetto di Vesi che schiaccia la palla in fondo al sacco. Sembra l'inizio di un monologo nero-verde che due minuti dopo potrebbe graffiare ancora con Masavud, sfera al lato di un niente. Il Sora si sveglia al 28esimo, Tribelli fa venire i brividi ad Antignani. La gara ora diventa più equilibrata, al 34esimo giallo pesante in casa Chieti, ammonito Salvatore che salterà la prossima partita a Tivoli. In chiusura di tempo Sora in avanti con questo colpo di testa di Didio bloccato da Antignani. Ripresa con le immagini di Alberto Capo, stessi 22 in campo ma Sora con un piglio diverso. Quinto minuto, gran parata di Antignani su conclusione di Didio. All'ottavo arriva il pareggio, difesa neroverde disattenta, Gubellini viene servito in area, il numero 9 del Sora non fallisce la ghiotta occasione e fa 1-1. Il Chieti sbanda e all'undicesimo ci vuole ancora un attento Antignani a sventare il pericolo. Jezzo ordina i cambi, dentro Sueva e Bartoli per Alessandro Gatto e Masavud. Il Chieti ritrova la forza e al 22esimo ha una doppia clamorosa occasione per segnare con Fall, che prima si fa ribattere il tiro a botta sicura da Crispino e poi con la porta a disposizione si fa respingere di testa sulla linea alla conclusione. Ancora sostituzioni sia nel Chieti che nel Sora, ospiti pericolosi al 40esimo con il solito Gubellini, ma in pieno recupero è il Chieti a gettare al vento il 2-1 con Forgione. Dopo il triplice fischio, la curva Volpi chiama i giocatori sotto la curva. Vibranti le contestazioni verso di loro e la società. Nel post partita il direttore generale Demetrio Sartiano parla per una buona mezz'ora con i calciatori negli spogliatoi. Il clima è pesante e forse è un bene che domenica prossima ci sia la sosta per il torneo di Viareggio. Alla ripresa il 18 febbraio, Chieti a Tivoli.